Benvenuti in questo video dove tratteremo l'argomento partizioni. Il programma che ci serve è già integrato in Windows. Andiamo sullo Start e digitiamo Gestione disco. Clicchiamo quindi sulla prima opzione. Iniziamo col dire che potrete vedere due tipi di partizioni già create, quella estesa e quella primaria. La prima è come un recipiente dove possiamo immagazzinare dei file. La seconda, oltre ad essere un possibile recipiente, ha la capacità di poter ospitare un sistema operativo. Detto questo, vediamo come creare da un disco fisso una partizione. Lo selezioniamo nel grafico e dopo aver cliccato con il tasto destro andiamo sulla voce Riduci volume. Nella finestra ottenuta dovremo decidere la quantità di megabyte da dividere. In questo caso io ne prenderò 100.000, cioè circa 100 GB. Si verrà a formare una partizione non allocata, quindi clicchiamo con il tasto destro su di essa e scegliamo l'opzione Nuovo volume semplice. Ora dovremo decidere la lettera che indicherà il disco e il tipo di formattazione. Consigliamo di lasciare le opzioni predefinite se non sapete usare le altre. Avete appena creato la vostra partizione. Per riunire le due parti basterà cliccare su Elimina volume sulla partizione creata e poi su Estendi volume sul disco principale, come mostrato nel video. Con questo è tutto, vi aspetto al prossimo video, ciao a tutti!